Quando la vita ti obbliga a cambiare le tue abitudini, il semplice bisogno di riposo per te potrebbe diventare una fonte di stress. Allora potresti avere bisogno di utilizzare delle sponde letto per aiutarti a prevenire le cadute accidentali che possono venire durante il riposo. Io sono qui per darti qualche informazione che potresti utilizzare come base di partenza per le tue ricerche. Veniamo subito al punto. In molti purtroppo si rivolgono a me solo dopo essere già caduti almeno una volta dal letto. Non c'è bisogno che te lo ricordi io, ma una prevenzione adeguata contro le cadute è senz'altro un'idea migliore piuttosto che cercare di correre ai ripari quando il danno ormai è stato fatto. Perché vedi, cadere dal letto, e lo sai, è un po' come giocare alla roulette russa. C'è la volta che ti va bene e non ti fai niente, e poi quella volta che ti va male purtroppo ti fai male. Se tendi a cadere dal letto, puoi provare ad usare delle sponde letto anticaduta che ti aiutano a ritrovare veri momenti di tranquillità. Anche perché andare a riposare ogni volta col terrore di cadere dal letto non ti permette di rilassarti completamente. E allora ti serve qualcosa che ti possa dare una mano nel prevenire le cadute, che potrebbero anche avere delle conseguenze per te invalidanti. Immagino che ti starai chiedendo se magari fosse possibile un po' di sano fai da te, magari per risparmiare. Dal mio punto di vista questo non è possibile, perché se ti affiderai a soluzioni o a prodotti troppo economici, oppure magari progettati in maniera superficiale, potresti non riuscire ad ottenere un livello di sicurezza e anche di tranquillità adeguato. Quindi rischieresti di adottare una soluzione che si potrebbe rivelare poco efficace, se non addirittura pericolosa e, aggiungo, molte volte anche rovinosa per la rete ad oghe elettrica del tuo letto. Una sponda molto economica da applicare alla sezione mobile dello schienale della tua rete elettrica nel tempo la può danneggiare, perché quando ti appoggi fisicamente alle sponde applicate sulla parte mobile della rete elettrica, magari semplicemente per alzarti oppure sederti sul letto, imprimi delle forze su punti che non erano stati progettati per supportarle. Te lo dico perché è capitato che alcuni miei clienti avevano fissato una sponda economica ad una sezione mobile della propria rete elettrica e nel tempo hanno fatto torcere la meccanica di sollevamento. Quando si torce il traverso dello schienale e lo si solleva completamente, il motore della rete può spezzarsi letteralmente. Comunque, se vuoi approfondire questo argomento, sul mio sito savoldi.net puoi trovare un articolo specifico intitolato "Ecco perché il motore della tua rete ad oghe si è rotto". Per ovviare a questi problemi, qui nel mio laboratorio artigiano a Treviglio ho progettato il giroletto a sponde per adulti che si chiama Smart Bed Deluxe. Dentro questo giroletto puoi inserire la tua rete preesistente, purché sia dotata di gambe, ovviamente sia in misura adeguata. Ci puoi inserire anche il tuo materasso e così puoi formare un letto a sponde riutilizzando tutto quello che hai già in casa senza buttare niente, e ottieni un letto nuovo, pratico, ma soprattutto in grado di darti una maggiore percezione di sicurezza. Salvaguardi la tua zona di comfort, ti regali un riposo sereno senza preoccupazioni per le cadute che possono avvenire accidentalmente durante il sonno. Ma non è tutto, perché essendo Smart Bed Deluxe un giroletto artigianale è anche molto bello da vedere. E dato che non assomiglia a un letto da ospedale e ha un aspetto molto più vicino al letto di casa, l'ho realizzato in versione singola piazza, una piazza e mezza e anche in versione matrimoniale. Così è come io ho affrontato nel mio laboratorio artigianale il problema delle cadute accidentali dal letto, con un'attenzione importante all'estetica, all'artigianalità ed anche alla protezione della tua rete elettrica. Bene, spero che ti sia tutto chiaro. Comunque, se ti fosse rimasto qualche dubbio oppure se hai bisogno di altre informazioni, puoi contattarmi dal mio sito www.savoldi.net, lì trovi il blog Reti Materassi e Fai da Te, che ti parla di tutto questo e anche di molto altro. Oppure chiamami al numero 0363 40703. Come sempre, cerca Savoldi, il tuo falegname di fiducia. A presto!